Già dalla prossima settimana potrebbero partire i lavori per prelevare questa ghiaia dalla foce del fiume Metauro. Che cosa ne pensate? Penso che sicuramente i lavori di prelievo della ghiaia e i ripascimenti siano una cosa importante. Ovviamente sono importanti anche le tempistiche, perché soprattutto per Fano, perché abbiamo un turismo molto locale, per cui la gente, come subentra l'estate già dai primi mesi, aprile, maggio, vuol venire al mare, per cui noi ci siamo attrezzati già, almeno noi come concessione Bagni Carlo, ci siamo già attrezzati da prestissimo per cercare di abbassare la spiaggia da dove non l'abbiamo mai toccata, quindi abbiamo abbassato e portato giù la ghiaia già da aprile, in modo che i nostri clienti potevano venire già al mare. Purtroppo oramai i ripascimenti, almeno per quanto riguarda noi, sono impossibili da effettuare, perché la stagione è già iniziata già da un mese, e per cui qui camminare con camion ruspe sarebbe proprio impossibile, sarebbe comunque interrompere qualche giorno una stagione già iniziata. Ai Bagni Gabriele, qual è la situazione? La situazione attuale è che siamo riusciti a mettere tutte le file, però l'unico problema, diciamo, è che manca comunque la spiaggia, nel senso che tra la prima fila e il mare ci sono circa 7-8 metri di distanza, quindi ci sarà sempre il solito problema che alla prima mareggiata l'acqua arriverà sicuramente anche in seconda e in terza fila. Pensate di accettare un ripascimento nelle prossime settimane eventualmente oppure no? Arrivati a questo punto no. Anche perché dovreste rismontare, insomma, almeno una fila? Sì, per il passaggio poi di tutte delle ruspe e tutti i camion dovremmo smontare 4-5 file, non una. Iride, accetterete questo ripascimento? Come vi potrete organizzare in caso con i vostri clienti? Allora, io per il momento sarei dell'opinione di sospendere un attimo questa cosa e di tenerla comunque buona per un'eventuale mareggiata grossa che si potrebbe presentare durante la stagione estiva. Momentaneamente, con la stagione già in piedi, con gli ombrelloni già su, la gente che comunque viene già al mare dalle 7:30 di mattina, non penso sia una cosa opportuna farlo in questo momento. Tra l'altro, se eventualmente non ci fossero mareggiate, cosa comunque che sarà impossibile, penso, mi auguro che venga comunque anche lasciata per settembre, dove c'è comunque il ripascimento da fare anche in quella data, e quindi, essendo un quantitativo comunque credo abbastanza somma consistente, di allungare, poter allungare, diciamo, di nuovo la spiaggia, che adesso è stata comunque erosa molto dalla mancanza della scogliera, e in previsione della scogliera, che spero venga fatta come è stato detto, e mi auguro che venga veramente non detto solo a parole ma venga fatto anche con i fatti, a ottobre, settembre-ottobre ci sia questa scogliera, per cui avendo la scogliera, avendo la ghiaia e avendo ripristinato la spiaggia, si possa fare una stagione 2019 come Cristo comanda.